Giovanna Civitillo e Amadeus. Ecco come è nata la nostra storia d'amore. Giovanna Civitillo e Amadeus hanno un rapporto molto unito, da ormai tanti anni. Dopo il loro matrimonio è nato anche un figlio e, come entrambi hanno ribadito più volte, dopo diversi anni di nozze, sono ancora più innamorati che mai. In un'intervista, Giovanna ha raccontato ulteriori dettagli della sua storia d'amore con il conduttore, svelando anche il modo in cui tutto è iniziato. La Civitillo ha spiegato che tutto ha avuto inizio quando lei lavorava come valletta all'eredità e faceva uno stacchetto mentre Amadeus era il conduttore. C'era stato un gioco di sguardo, ma niente di particolare, finché Amadeus non le ha lasciato un biglietto, chiedendole di prendere un caffè insieme a lui. Lei ha accettato ed Amadeus poi le ha proposto di riaccompagnarla a casa. Sulla via del ritorno ha provato a baciarla, ma lei non era convinta e si è tirata indietro. Giovanna ha rivelato che poi si sono rivisti una seconda volta e lei ha deciso di lasciarsi andare. Da quel momento è nata una storia d'amore importantissima, per lei l'amore con la maiuscola e la relazione più importante della sua vita, che l'ha coinvolta molto anche dal punto di vista mentale. Giovanna Civitillo e Amadeus, lei racconta gli anni di relazione vissuti. Durante l'intervista, Giovanna ha anche raccontato qualche dettaglio in più di questi lunghi anni vissuti insieme ad Amadeus. La Civitillo ha raccontato che entrambi sono fortunati, perché si amano come il primo giorno. Hanno dovuto affrontare insieme anche dei momenti difficili, come il periodo buio della carriera di Amadeus, ma si sono sostenuti. In quel periodo hanno deciso di dedicarsi ai cavalli, perché il contatto con la natura ha fatto stare meglio entrambi. Giovanna Civitillo ha anche raccontato che, quando sono lontani per ragioni di lavoro, è comunque come se fossero vicini perché Amadeus fa sentire di esserle sempre accanto. Giovanna, emozionandosi, ha anche confermato di avere un ottimo rapporto con Alice, la prima figlia di Amadeus. E fu proprio la bambina di allora a spingere i due a fidanzarsi. Nel 2009 poi è nato José, e Giovanna ha raccontato che è stato un punto di svolta della loro vita, perché le priorità sono cambiate. E da quel momento esisteva soltanto lui e la necessità di impegnarsi per renderlo felice. Nel 2019 Giovanna e Amadeus hanno deciso di sposarsi in chiesa e sono ancora una coppia che si ama come il primo giorno. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questa coppia e vi è piaciuta l'intervista rilasciata da Giovanna? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.